forse la più brava che abbiamo visto. For this is the end. I'm drowning, this moment. So overdue, I owe the swept away. Dove sia, perché il talento non ha confini, Maria. Per tutte le esibizioni mi sono preoccupato della sua cervicale, tutto bene, ho guardato solo quella. Lui avrebbe voluto essere la sua vasca da bagno. Sì, sì. Sognava di diventare una la vasca. La signorina parla italiano anche? Sì. Giusto. Bene. Ah, ma sei italiana? Sono spagnola. Bene, siamo anche vicini, insomma. Questo mi fa piacere. Sei sposata, fidanzata? Fidanzata. Non sono geloso, comunque. Neanche il mio fidanzato. Ecco, e allora siamo tutte contente. Allora, al di là dell'evidente successo nei confronti di Rudy, ma ce l'aspettavamo, vorrei fare un complimento alla signorina dicendole che è talmente brava che alla fine non abbiamo nemmeno notato quanto sia bella. Grazie. Ma invece hai ragione, perché paradossalmente il fatto che è bella all'inizio ti fa pensare... Non viene, è bella, chissà cosa. Pensa a quello, invece ha una capacità importante. Quando ha ruotato là per aria a quella velocità, senza, lo ripetiamo per i telespettatori, non c'è rete, non c'è protezione. Ha fatto delle evoluzioni su un braccio solo, hai fatto quelle con il collo, hai fatto... Cose mai viste alla televisione. Senti, smetti, questo è uno scemo. Se si dovesse sentire l'audio di quello che ha detto nel frattempo... Immagino. Ecco, però invece le evoluzioni che hai fatto erano perfette, sei stata veramente, brava. Veramente brava. Grazie. Hai ragione, Jerry, assolutamente. Da quanti anni è che lo fai? Questa performance sono solo 2 anni. E con i tessuti aerei da quanto tempo? 10 anni, che tanto mi alleno lavoro. E lavoro tanto. E come mai hai iniziato quel tipo di... E la verità è che io ho fatto ginnastica artistica. Si vedeva dall'evoluzione. Là. Io vengo da una grande famiglia di circo. Okay. E allora mio papà mi ha mandato in un'accademia per imparare le acrobazie aeree. Non hai mai paura? Sì. Di quello che abbiamo visto, qual è l'esercizio che ti fa più paura? Il collo. Quando sali orizzontale. Sì. Quando poi rimani solo col collo. Grazie. Però dico che l'adrenalina e la paura è quello che mi dà ancora più grinta per farlo ancora meglio. Sì, perché lì si può anche scivolare. Bagnata tu, bagnato anche la cinghia, immagino, no? Sì, sì. Infatti, non pensavo. Lui ti pensava ad altro.
Un maiale. Cosa ho detto? Maiale. Cosa ho detto? Maiale, un po' sanamente maiale, diciamo. Cosa ho detto? Senta, lo fa anche nelle docce, perché io non ho la barba. Sapere. Vabbè, niente, grazie, complimenti per noi, Vale. Grazie. Arrivederci. Mille. Per me vale. Anche per me vale. Per me vale. Grazie mille, grazie. La giuria popolare dice sì al 98%, che comunque è tanto, Gli italiani non sono tutti così. Guarda, il mio fidanzato è italiano, perciò non ti preoccupare. Il tuo fidanzato è una... Io non ho detto niente e facciamo finta che non ci siamo mai visti. Allora, arrivederci. Ciao. È quinto, aspetta, è qui il fidanzato. È dietro il fidanzato, è dietro le quinte. Vediamolo questo fidanzato. Facciamo il tanto fidanzato. Ma c'è veramente il fidanzato? Sì. Sì. Arrivederci. Un po' ci somigliamo. Fate lo stesso lavoro? No, lui è acrobata con la bicicletta. Sì. Ah, ok. Lei è più forte di me a livello fisico e muscolare, comunque. Sì. Comunque tu di spalle, di pettorale, di addominali sei come lui. Guarda, sono separati alla nascita. Sì. Ci somigliamo, siamo simili. Ma vogliamo vedere i tuoi addominali vicino a quelli di Rudy per un secondo? Dai, Rudy, vai. In che senso? Vai a far vedere. Andiamo. Come si chiama il tuo fidanzato? Jonathan. Ti dispiace toglierti solo un secondo la maglia? Sì. Ma sì, dai, sì, soddisfazione. Dai, aspetta. Dai, Rudy. A me basta questo pezzetto qua. Questo qua. No, io la chiuderei in questo modo. Fa palestra. Oh, vedi quella piega. Buono. Ma quella riga che hai sulla pancia, il mento? Ciao ragazzi. Ciao.